Siamo qui con Eva Battistel, top scorer della squadra, 18 punti credo, ma anche tanta difesa, tanta corsa. Insomma, è stata dura stasera, eh? È stata dura, sì. Ma abbiamo giocato tutte bene perché il nostro obiettivo era vincere in casa, come tutte le altre partite, e ce l'abbiamo fatta. Ascolta, secondo te cos'è che per esempio manca rispetto, diciamo così, a quando avete in squadra anche la Giulia e la Quarnial? Beh, la Quarnial è comunque un buon playmaker, la Giulia fa sempre i suoi canestri e ogni tanto anche ci risolve la partita, quindi sono due persone importanti. Ascolta, hai già fatto, questo è il tuo massimo di questo campionato o hai fatto anche, diciamo... Bene, complimenti e ci vediamo per i playoff. Ciao. Ciao, ciao. Bene, siamo qua con coach Bannello e col nipote, col figlio della figlia Valentina. Allora, coach, a un certo punto sembrava che Abano avesse fatto un allungo importante, ma voi con la difesa, il sacrificio, la volontà, l'aggrapparsi proprio con le unghie, niente, avete portato a casa l'imbattibilità casalinga. Sì, effettivamente a un certo momento, il terzo quarto, abbiamo perso proprio il filo, abbiamo preso un break, noi in difesa non riuscivamo a tenerli proprio per errori, ma proprio di testa, perché non c'era il cambio difensivi, non c'era difesa, non c'era pressione. Chiamato minuto abbiamo detto ragazzi, siamo qua per cosa? Perché ci lasciamo asfaltare da un'altra squadra che stava giocando anche bene, indubbiamente Abano è ben allenata, è venuta qua per vincere con la seconda. Effettivamente ci siamo guardati e cosa facciamo ragazzi? Noi la prossima settimana dobbiamo giocarsi playoff, non dobbiamo mollare proprio con la testa mentalmente. E abbiamo cambiato difesa, è venuta fuori l'ABF migliore quando eravamo, eravamo sotto la BF che avete visto voi qua a Monfalcone, e soprattutto con delle assenze importanti come la Quarniale, la Furlan. Le ragazze, noi abbiamo i punti, sono questi, più forse 70 abbiamo avuto una Battistel veramente la più concentrata di tutte, ma sono contento anche per una certa Nicole che nei minuti decisivi ha tenuto bene a Diodati la loro bocca da fuoco più pericolosa, e ho visto anche in attacco si è così mollata, così mi dispiace, un certo senso che forse qualcuno non è ancora al top perché c'è comunque la croce ancora un po' fortunata, la Buiati ne risente ancora questa fascite plantare. Però ho fatto giocare 8 giocatrici, volevo far giocare tutte, ma qua le squadre vengono per battere la seconda in classifica e hanno trovato pane per i suoi denti. Una domanda tecnica, quando cominciano allora i playoff? Abbiamo visto attraverso la FIP e dovremmo cominciare già domenica prossima e sabato prossimo in casa con Usmate, che è in periferia di Milano, più verso Monza mi pare. È una squadra che di là è arrivata quarta, ha battuto Varese che è la seconda, l'altro giorno perché hanno giocato in settimanale, ha battuto Varese che è seconda dall'altra parte, quindi una squadra piccolina che corre e preferisce molto il tiro da fuori. E noi siamo qua, ce la giochiamo e adesso abbiamo un altro piccolo obiettivo, il quarto obiettivo l'abbiamo raggiunto, cioè non perdere l'imbattibilità, adesso è passare il primo turno di playoff che non siamo mai passati. Oh, imbattibilità casalinga condivisa niente poco di meno con la del Seru. Con una certa Udine, sì. Va bene, coach Bannello, congratulazioni intanto per questa regular season e poi ci vediamo per i playoff. Grazie Alberto, grazie a voi.